va il nostro grato ricordo e più sentito ringraziamento di tutta la comunità di San Biagio, Platani e della Diocesi per il lavoro svolto per lunghi anni in questa comunità, con tanto amore, intelligenza e dedizione. Anni di servizio pastorale, riuscito ad accattivarsi la stima e la simpatia di tanti, ha profuso le sue energie per far arrivare a tutti il calore dell'amore di Dio, il fascino della sua parola, la tenerezza della sua misericordia. E recentemente, facendomi dono di quel bellissimo libro sulla Madonna, ho avuto modo di vedere anche il suo amore per la Vergine Santissima. Nella quale, secondo le norme del diritto, sono stato chiamato ad esercitare il mio servizio. In particolare, a norma dei canoni 1281-1288 del Codice di diritto canonico, prometto di svolgere correttamente e fedelmente il compito di amministratore inerente al mio ufficio di parroco, secondo quanto prescritto dal diritto universale e particolare e le indicazioni dei miei superiori. Nell'esercitare l'ufficio che mi è stato affidato a nome della Chiesa, conserverò integro, trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito della fede, respingendo quindi qualsiasi dottrina ad esso contraria. Seguirò e sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa e curerò l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel Codice di diritto canonico. Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della Chiesa, e presterò fedelmente aiuto ai vescovi diocesani perché l'azione apostolica da esercitare in nome e per mandato della Chiesa sia compiuta in comunione con la Chiesa stessa. Così Dio mi aiuti e questi santi evangeli che tocco con le mie mani. Sì, ci incontriamo Dio,
Padre e a Lui innalziamo le nostre preghiere e le nostre invocazioni. Preghiamoci sempre insieme. Ascoltaci, oh Signore. Perché tutta la Chiesa si sente impegnata a ringraziare Dio per i doni che riceve e comunica agli uomini e preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché stupiti e ammirati per gli splendori del creato, i progressi della scienza e le ricchezze del cuore umano, sappiamo ringraziare il Creatore dell'universo e il Padre di tutti gli uomini. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché riconoscendo che i doni spirituali che ci sono stati arditi per i meriti di Cristo li sappiamo apprezzare nel loro giusto valore, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché la nostra assemblea, consapevole delle grazie che riceve dal Dio, ne sia riconoscente con la viva partecipazione alla messa domenicale. Preghiamo. Ti chiediamo, Signore, di dare salute, grazia e sorriso a Don Luigi, per continuare a offrire la sua disponibilità a servizio della comunità ecclesiale del paese. Ascoltaci, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per i 40 anni di esistenza di questa parrocchia, vissuti nella fede e nella carità come una famiglia di fratelli che si sono amati nell'impegno della trasmissione della parola di Dio. Ti ringraziamo per la continuità dell'impegno sotto la guida di Don Francesco. Ascoltaci, ti preghiamo, Signore, di riempire del tuo spirito il nostro fratello Francesco, che da oggi si impegna nel servizio pastorale di parroco di questa parrocchia Sacra Famiglia. Dagli forza, salute, entusiasmo, fede, grazia e carità. Ascoltaci. Ascoltaci. Innalziamo a te, oh Signore, le nostre preghiere e tutte quelle che sono rimaste inespresse nel nostro cuore, e ti preghiamo nella tua infinita bontà, per l'intercessione di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, accettare e esaudisci. Amen. E adesso verrà portato all'altare, già siamo allo Signore, un calice che è nuovo, siccome è offerto dalla parrocchia Madrice, ecco, in occasione al nuovo Papa. Allora il calice va benedetto e consacrato. E questo calice che conterrà il corpo e il sangue di Cristo sia lieto e fermento di santità, di comunione e di pace. Preghiamo. Dio nostro Padre, guarda con bontà i tuoi figli che hanno posto con gioia sull'altare la patena e il calice, destinati per il sacrificio della nuova alleanza. Ti santifichi, Signore, la tua benedizione. Il tuo popolo, nella celebrazione eucaristica, comunichi qui in terra ai tuoi misteri e ottenga il dono dello Spirito in attesa di partecipare al compito dei santi nel regno dei cieli. A te gloria e onore in eterno, nei secoli dei secoli. La benedizione di Dio onnipotente, che santifica tutte le cose, santifica e benedica questo calice nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Catene. Queste catene che ti presentiamo, o Gesù Liberatore, sono il simbolo del nostro attaccamento al peccato,
ma tu, Signore, puoi incatenarci a te con catene di amore, e queste diventeranno simbolo di grazia e di libertà dei figli di Dio.